Oh, di nuovo. Ragazzi, il turno è finito. Timbrate l'uscita. Jameson, devi fare qualcosa. Luke Carlyle, sei tu il dinamitardo? Ma se sei uno degli uomini più ricchi della città? Lo ero, finché uno degli articoli del tuo giornaletto ha attivato le indagini del municipio sulla mia società. Mi hai distrutto! Ti sei distrutto da solo! Hai usato quella gente e non hai scrupoli! Signore, Spider-Man sta venendo qui! Avrà salvato la città, ma non riuscirà a salvare se stesso. Quando quel collare elettrico si allontana troppo da questo trasmettitore, zap,
Anche se Spider-Man ti prende, entrambi vi illuminerete come Times Square. Mi prende? Finire così, devo ancora finire il mio necrologio! In che razza di acrobazia stai cercando di esibirti? Hai un fotografo quando serve. Resta qui. Così si fa! Qualcuno chiami un vero supereroe! Spero che non ti aspetti che sia io a toglierti da questo edificio. Ho una vecchia ferita di guerra. Ecco cosa succede a mettersi contro J. Jonah Jameson, Carlyle! Ti seppellirò! Basta un colpo per metterti fuori combattimento? Per favore! Fuoco in arrivo! Ecco cosa succede a mettersi contro J. Jonah Jameson, Carlyle! È ora di schiacciare l'insetto! Spider perdente sarà il titolo di domani. È ora di schiacciare l'insetto.
ecco le vostre lettere di licenziamento. Potrebbe pungere un po'. Oh. Wow, ha funzionato! Divertente! Se credi che ci andrò piano perché mi hai salvato la vita, sbagli! Lo avevo immaginato. Ehi, Spider-Man! Volevo... cioè... io... Prego! Serve una mano, The Wolf. In questo momento sono rimasto senza supercriminali. Ho ricevuto un invito anonimo a un incontro d'affari per oggi. Penso che i poliziotti corrotti vogliano farmi fuori. Se avessi bisogno di me... Vai avanti tu, ma non devi farti vedere. Cerca di recuperare qualche prova e intervieni se le cose si mettono male. Eccomi qui. Meglio dare un'occhiata in giro, senza farmi scoprire. Dovrei scattare un paio di foto prima dell'arrivo della The Wolf. Thank you.
The Wolf, no! Devo andare subito là! Adesso vi sistemo a dovere! The Wolf! The Wolf! The Wolf! Smettila di scuotermi, sono ferita, non morta. Il tuo lavoro qui è finito. Ora il dipartimento è un posto pulito, ma non ce l'avrei fatta senza di te. Grazie. Ora vattene. Non sarebbe bello per un poliziotto farsi vedere con un vigilante in costume. Anche se i due sono una bella squadra. Se avessi bisogno di me... Lo so, basterà gridare al lupo. La Mecha Biocon ha creato una sede nella baia, qualche anno fa. Credo che sia ora di dare un'occhiata a quello che succede là fuori. Non è il volo che mi preoccupa, ma l'atterraggio. Guardate! In cielo! È un uccello! È un aereo! È... l'amichevole Spider-Man di quartiere! Mecha Biocon. Costruiamo il futuro. Ora ricordo. Creano impianti cibernetici militari. Quindi l'uomo scorpione deve essere un'arma. Ecco la dottoressa. E il suo scorpioncino domestico?
Oh no, sono senza biglietto. Dovrò scroccare una corsa. Non voglio che qualcuno mi individui. Devo restare nell'ombra. Qui qualcuno si è montato la testa. Accidenti! Attenzione, è Spider-Man! Splendido! Bravo, Spider-Man, continua così! Fatti vedere dalle guardie! Ottimo piano! Ora questo posto diventerà impenetrabile! Sterilizzazione completata. Procedere. Non so cosa sia peggio. Se la sterilizzazione o l'aromatizzante alpino silvestre che usano. Mac mi ha detto che lo hai fatto uscire. Avrebbe potuto ferirsi gravemente. Mr. Gargan è uno schizofrenico, dottoressa. Non ci si può fidare di quel che dice. Hai messo in pericolo la vita di Mac. Dottoressa Andrews, trovo questo coinvolgimento emotivo eccessivo. Da questo momento sei esclusa dal progetto Scorpione. Ma non puoi farmi questo. Sì, posso. Questa società è mia. Metti ancora in discussione la mia autorità e io ti seppellirò. Meglio stare al riparo. Le scariche elettriche potrebbero fulminare. Sta storia mi fa tornare in mente l'ultimo combattimento con Electro. Solo che questi affari sono più furbi. Se riesco a distruggere i generatori, fermerò quegli affari.
quelli sembrano dei generatori. Forse distruggendoli potrei sistemare quel nucleo energetico. Cosa ho fatto, Mac? Come posso tirarti fuori da qui? Spider-Man? Qualche rimorso di coscienza, dottoressa Andrews? Temo di aver messo in pericolo una persona che mi sta a cuore. Mac mi è stato affidato come soggetto dei test appena dopo il mio arrivo. Ma sembra che il progetto Scorpione gli abbia causato una sorta di collasso psicotico. Progetto Scorpione. Ufficialmente sviluppavo potenziamenti cibernetici per l'esercito, ma credo che la dottoressa Stilwell abbia creato il programma per altri motivi. Liberare Rino dalla sua prigione di metallo. Dobbiamo tirare fuori Mac da qui prima che si faccia del male. Ma non so dove la dottoressa Stilwell lo nasconda. Forse nel suo ufficio c'è qualche indizio. Come ci arrivi? Torna sull'isola con l'ascensore e poi entra nella struttura principale. È una vera fortezza, però non riuscirai mai a entrare. Vedremo. Lo stanno trasferendo in un'altra struttura a Manhattan. Chissà quali succose informazioni sono custodite laggiù. I controlli di quei bracci devono essere nelle vicinanze. Devo cercare un computer. Distruggeranno questo posto. Ops, non ho bisogno del senso di ragno per capire che ci sono problemi. Devo raggiungere in fretta l'ufficio della Stilwell prima che blocchino tutto. Allarme a tutto il personale. Un intruso è penetrato nella struttura. La sicurezza è stata portata al livello 3.
Gli arresti di emergenza sono sempre traumatici. Meglio levarsi di torno. Vai, Spider-Man, vai! Allarme a tutto il personale. Un intruso è penetrato nella struttura. La sicurezza è stata portata al livello 3. Devo andarmene. Quelle porte di sicurezza potrebbero essere troppo robuste persino per me. Spiacente. Ecco lo scorpione. Oh oh, la sicurezza è ancora più rigida di quanto mi aspettassi. Dovrò trovare un'altra via d'ingresso. Sembra che ci siano dei sensori laser. Devo fare attenzione a non far scattare l'allarme. Prega di ricordare che la rimozione dei soggetti di studio dalla struttura è strettamente proibita. In questo modo si eviteranno rischi biologici. Deve esserci un modo per disattivare il sistema di controllo qui attorno da qualche parte. Un ragno geneticamente modificato è fuggito dal laboratorio a livello 7. Se si entra in contatto con la razza di cui viene morsi, presentarsi a livello 9 per l'osservazione. Prototipo del cannone proiettore al plasma saranno puniti con la massima severità.
Aiuto! Spider-Man! Tirami fuori da qui! Useranno i raggi per il controllo mentale! Fa silenzio! Per favore, ferma i raggi! Arrivano dall'antenna di quel ponte di comando! Va bene, adesso ti libero, ma tu mantieni la calma. Il raggio mi controlla! Non riesco a combattere! Io devo ucciderti! Wow! Alla faccia del carattere volubile! Fallo smettere! Spider-Man! Per favore! Devo raggiungere il ponte di comando e sistemare quel raggio. Spara contro, mi lancia degli oggetti, mi insulta e vuole essere salvato. Accidenti. Chissà cosa farebbe se fosse veramente cattivo. Sto cercando di aiutarti, Gargan. Il tizio inseguito da Spider-Man. Qualcuno chiami un supereroe! Ehi, qualcuno potrebbe far caso anche a me? Yeah!
I generatori sono troppo robusti perché possa distruggerli a mani nude. Mi serve qualcosa. Sai, Scorpione, forse sei tu lo strumento che stavo cercando. Aspetta, non volevo dire questo. Devo distruggerti! Devo proteggere il raggio! Non muoverti! Adesso ti prenderò a pugni in faccia, ma per il tuo bene. Io ti fermerò adesso! Avrò bisogno del tuo aiuto per distruggere quei generatori di studio, che tu voglia darmelo o no. Devo distruggerti! I colpi di coda fanno male, ma almeno non puzzano. Stai indietro! Non avvicinarti! Se riesco a tenere lo scorpione sotto controllo, la sua coda potrà distruggere quei generatori. Devo distruggerti! Non prenderla male, Scorpione, ma ho veramente bisogno di usare la tua coda. Devo distruggerti! Lo dici di continuo. Terminare! Terminare! Ma almeno hai variato. Non in meglio, ma hai variato. Il raggio! Non muoverti! Adesso ti prenderò a pugni in faccia, ma per il tuo bene. Io ti fermerò adesso! Avrò bisogno del tuo aiuto per distruggere quei generatori di scudi, che tu voglia darmelo o no. Devo distruggerti! Non mi riporterai indietro! Esci dal mio cervello! Non voglio farti male, Gargan, ma non è che mi lasci molta scelta. I colpi di coda fanno male, ma almeno non puzzano. Vai, colpo di coda di scorpione! Muoverti! Adesso ti prenderò a pugni in faccia, ma per il tuo bene. Io ti fermerò adesso! Avrò bisogno del tuo aiuto per distruggere quei generatori di scudi, che tu voglia darmelo o no. I colpi di coda fanno male, ma almeno non puzzano. Non voglio farti male, Gargan, ma non è che mi lasci molta scelta. Ragazzi, non fatelo a casa vostra.
proteggere il raggio. Non muoverti. Adesso ti prenderò a pugni in faccia, ma per il tuo bene. Io ti fermerò adesso. Avrò bisogno del tuo aiuto per distruggere quei generatori di scudi, che tu voglia darmelo o no. I colpi di coda fanno male, ma almeno non puzzano. Non voglio farti male, Gargan, ma non è che mi lasci molta scelta. Forse è meglio non chiedersi dov'è il grilletto per quest'affare. Prenderò a pugni in faccia, ma per il tuo bene. Io ti fermerò adesso. Avrò bisogno del tuo aiuto per distruggere quei generatori di scudi, che tu voglia darmelo o no. I colpi di coda fanno male, ma almeno non puzzano. Non voglio farti male, Gargan, ma non è che mi lasci molta scelta. Adesso ti prenderò a pugni in faccia, ma per il tuo bene. Io ti fermerò adesso. Indietro! Esci dal mio cervello! Non voglio farti male, Gargan, ma non è che mi lasci molta scelta. Si è fermato! Sono libero! Sono libero! Finalmente è arrivato il momento della vendetta! Aspetta, dove vai? A regolare i conti con la Stillwell! Fermo, troverai un comitato d'accoglienza. Dobbiamo colpirli quando meno se lo aspettano. Sì, hai ragione. Ho un nascondiglio, un vecchio rifugio antiaereo in centro. Ti aspetterò là! Ma non metterci troppo, tendo a diventare impaziente. Sì, l'ho visto. Farò in fretta.